8 novembre 2023, finali della World Robot Olympiad a Panama. La squadra grossetana degli sbucciafili è settima su 90 squadre nella categoria Robo Mission Senior. Mi piacerebbe dirvi che è finita così, ma questo era appena il primo giorno di gare. Come diceva Celentano in un film, Il meno è fatto. per arrivare a questo punto ci sono voluti mesi di preparazione. E la vera sfida è stata il giorno dopo. Come si sono piazzati alla fine? Quali lezioni hanno imparato gli sbucciafili? Ma soprattutto, perché la squadra si chiama così? Andiamo con ordine. Mi presento, sono Daniele Benedettelli, conosciuto online anche come il professor Mattoncini, esperto di robotica educativa basata sui prodotti di LEGO Education come LEGO Mindstorms e adesso LEGO Spike. A gennaio 2023 mi è venuta l'idea di provare la vera didattica per competenze nella scuola dove insegno elettronica, che è il polo tecnologico Manetti Porciati di Grosseto. Il miglior modo per insegnare la robotica, ma in realtà qualunque cosa, ai ragazzi, è quella di proporre loro una sfida vera, una prova autentica. Dare ai ragazzi e alle ragazze una ragione per dedicarsi anima e corpo a una materia. E partecipare a una gara internazionale di robotica mi è parsa un'ottima ragione. Ce ne sono per tutti i gusti, c'è First LEGO League, RoboCup o la World Robot Olympiad, WRO, arrivata relativamente da poco in Italia. Io ho scelto WRO. La World Robot Olympiad è una competizione internazionale di robotica basata sui LEGO, nata nel 2004, rivolta a squadre di studenti dagli 8 ai 19 anni, che progettano, costruiscono e programmano robot per partecipare a delle gare a tema. Nel 2023, la gara Connettere il mondo e preservare la vita marina proponeva un tema particolare. Panama, col suo celebre canale, snodo per la logistica marittima mondiale, è stato il paese ospitante delle finali mondiali della WRO nel 2023. Le missioni che i ragazzi di tutto il mondo hanno dovuto affrontare, costruendo e programmando robot Lego autonomi, sono focalizzate sui modi in cui i robot possono migliorare l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture per le spedizioni o la salvaguardia della vita marina. Gli studenti e le studentesse non solo sviluppano delle abilità tecniche nella realizzazione di robot, ma si impegnano anche nello spirito sportivo, nella dedizione e nello sviluppo di soft skill, le famose competenze trasversali, come il gioco di squadra e il rispetto delle regole. Quindi ora, oltre a un esperto di robot Lego e un docente di elettronica, ero anche coach, prima volta nella vita. E quali erano gli obiettivi? Vincere? Arrivare primi? Piazzarsi entro i primi tot posti? Piuttosto volevo godermi il processo, migliorando il metodo di lavoro ogni giorno. Quindi ho lavorato in orario curricolare in tre classi di elettronica, terza, quarta e quinta, per pianificare la strategia, sviluppare il robot, usando questa sfida come pretesto per veicolare i contenuti didattici del programma. Il robot che abbiamo sviluppato in questo sforzo collettivo, in queste tre classi, era fuori da ogni canone standard, scelta che poi abbiamo dovuto rivedere. Il robot era molto particolare, sembrava una sedia, un po' sbilanciato, lento e poco affidabile, tanto che i ragazzi gli hanno affibbiato un soprannome talmente politicamente scorretto da non poter essere divulgato. Alla fine, tra tre classi, ho dovuto scegliere chi portare alle gare, perché le squadre dal regolamento sono composte al massimo da tre persone. Penso di aver fatto una buona scelta col senno di poi, ma non senza scontentare diverse persone. Per poter andare a Panama ai mondiali avremmo dovuto qualificarci prima alle nazionali di Brescia, a fine maggio 2023. Per farci le ossa, anche in caso di fallimento totale, per risparmiare qualche soldino, abbiamo prima deciso di partecipare alle regionali a Roma, che si sono tenute a inizio maggio 2023, per andare e tornare in giornata. A Roma, la squadra grossetana degli sbucciafili ha portato a termine una gara perfetta, quindi con punteggio pieno, in poco meno di 120 secondi. Questa è stata un'enorme iniezione di fiducia, un'enorme spinta in avanti, iniziavamo a crederci per davvero. Siccome sapevamo che la scuola non disponeva di grandi fondi, anche perché non avevo presentato un vero e proprio progetto a inizio anno scolastico, mi sono messo a cercare uno sponsor. Visto il tema nautico della gara, e visto che la sede era a Grosseto, ho provato a rivolgermi a Tecnoseal, che è un'azienda leader nel settore della protezione catodica degli scafi delle imbarcazioni. Il dottor Filippo Soffici, presidente e CEO di Tecnoseal, ci ha accordato il suo aiuto con entusiasmo genuino. E di questo lo ringrazio di nuovo. E allora via, Brescia! Con il nostro robot a forma di sedia. Alle nazionali a Brescia, nella nostra categoria Robo Mission Senior, per ragazzi da 14 a 19 anni, eravamo in appena tre squadre. A Brescia, nonostante il robot poco affidabile, gli sbucciafili hanno confermato il successo di Roma. Gara con punteggio pieno in meno di 2 minuti. Quindi si va a Panama? A gennaio non pensavo nemmeno saremmo arrivati a questo punto. Ho stolzato quando ho visto il costo dei biglietti Fiumicino Panama su internet, meno male ero seduto. Così, consultato il dirigente scolastico, discusso animatamente, per usare un eufemismo, coi colleghi del consiglio d'istituto, ho capito che avevamo bisogno di aiuto. Di nuovo. Senza pudore, avendo ormai sviluppato negli anni una certa faccia di legno, sono tornato dal dottor Soffici e ho chiesto di nuovo. Chiedete e vi sarà dato, dice il Vangelo, ma io aggiungerei per una giusta causa, qualcosa tipo contribuire alla formazione morale, culturale e professionale dei giovani, se vi dice qualcosa. E così a giugno 2023 il dottor Soffici ci ha aiutato di nuovo e ci ha fatto da tramite per chiedere supporto al Rotary Club di Grosseto e all'associazione rotariana Carlo Berlieri Zoppi, che hanno acconsentito.
Non mi stancherò mai di ringraziare l'avvocato Alessandro Antichi e il dottor Domenico Saraceno per aver creduto in noi, e specialmente per la comprensione e l'enorme pazienza dimostrata nell'accompagnarmi in quel tortuoso iter estivo. Superati tutti i problemi organizzativi e finanziari, c'era ancora tanto da lavorare sul robot. Mai dormire sugli allori. Eravamo ben consapevoli che sarebbe stato impossibile competere a livello internazionale con un robot così lento, per di più vittima dei capricci di un sensore giroscopico completamente inaffidabile. I mondiali si sarebbero tenuti a novembre, quindi volendo il tempo c'era per sviluppare un nuovo robot da capo, veloce, affidabile, magari senza reinventare la ruota. Nonostante l'estate abbia causato una battuta d'arresto perché la scuola era finita, i ragazzi avevano i propri impegni personali, abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo osservato che la maggioranza dei robot che partecipano a queste gare condividono la stessa struttura motrice di base, bassa, larga, centro di massa basso, motori piccoli e veloci, e soprattutto che serviva un robot specializzato per la gara del primo giorno e un robot più versatile per la gara del secondo giorno. A ottobre 2023 il robot era completamente diverso dal suo predecessore, molto più veloce, e anche la strategia è stata grandemente migliorata. Eravamo in grado di completare una missione con punteggio pieno in appena 40 secondi. Già che andiamo dall'altra parte del mondo, approfittiamone per fare un po' i turisti, no? Quindi ci siamo presi dei giorni di margine prima e dopo le gare, ovviamente pagati di tasca nostra, per visitare un po' il posto. Non è andata come speravamo, ma questo ve lo racconto dopo. Si parte! It's time to fly. Mezz'ora si cammina, certe cose è grosso. Dicevo, mi ci sei andata a Panama? A piede! 7 novembre 2023. Siamo pronti, si imbarca su una navetta e andiamo al centro conferenze. Non sono manco le 7 di mattina. Guardate com'è fresco questo autobus. Welcome! Giorno di preparazione e allestimento, utile più che altro a chi deve montare le dimostrazioni nella categoria Future Innovators. Ci siamo goduti la cerimonia di apertura dei giochi. Una vera e propria festa, con tanto di inno. Novembre 2023, primo giorno di gare. Alla gara conosciuta a cui avevamo lavorato da mesi, si aggiungevano regole a sorpresa che avrebbero fatto la differenza, evidenziando chi veramente sapeva lavorare in maniera autonoma al robot. Come coach il mio lavoro era finito. Dopo un briefing mattutino da parte dei giudici, noi coach avevamo il divieto assoluto di comunicare con la nostra squadra e di interferire con l'andamento delle gare. Potevamo solo guardare da lontano il loro operato e chi ha provato a suggerire da lontano è stato allontanato dai giudici con cortese fermezza. Quando è stata annunciata la regola a sorpresa, i miei ragazzi si sono messi subito al lavoro. Sessioni di sviluppo si alternavano a prove sul campo, condiviso con altre squadre. I robot in gara potevano essere giudicati ufficialmente solo in due tentativi cronometrati. Alla fine del pomeriggio, gli sbucciafili avevano ultimato un robot in grado di completare la missione, comprese le regole a sorpresa, in maniera perfetta, in appena 68 secondi. Quindi a fine primo giorno di gare eravamo settimi su 90 squadre. Yeah. Yes! Bravo! Bravi! Bravi, bravi! Ultimo giorno di gare. Stesso campo, stessi oggetti di gara, ma regole completamente nuove. Devo dire che a questo punto, oltre alla preparazione, conta tanto anche l'esperienza pregressa in questo tipo di competizioni. Abbiamo partecipato contro dei veterani veri e propri. Qualcuno stava partecipando al mondiale per la quinta volta. La squadra, composta da due ragazzi svizzeri che poi sono arrivati primi ai mondiali nella nostra categoria, condivideva il tavolo con i miei ragazzi e quindi ho avuto modo di osservarli. Metodici, calmi, precisi, pronti a tutto, pazienti. Le famose competenze trasversali a cui miriamo, no? E poi alla fine, siccome non si vince niente, tutti tifano per tutti. Quindi c'erano i genitori dei ragazzi svizzeri che tifavano per gli sbucciafili e io tifavo per loro. Quello che deve venire fuori da questi ragazzi in queste gare è proprio la capacità di risolvere problemi sconosciuti sotto pressione. Questo è il vero obiettivo. Questo si cerca nel mondo del lavoro. Questo serve nella scuola. Alla fine gli sbucciafili quindi si sono classificati come 28esimi, primi della medaglia di bronzo, su 90 squadre. Se quel blocchettino giallo fosse caduto saremmo arrivati qualche posto più in su, magari con l'argento. Virtuale, eh? Tutto virtuale.
A bocce ferme ho svelato ai ragazzi qual era il mio obiettivo. Arrivare nel primo terzo della classifica, nelle prime 30 squadre, quindi ero soddisfatto. Soprattutto ero soddisfatto del grande lavoro di squadra, del modo in cui avevano lavorato insieme. Diciamo che la mia scommessa era vinta. Nonostante avessimo pianificato dei giorni extra per fare i turisti prima e dopo le gare, purtroppo abbiamo visto poco o niente. C'erano manifestazioni di operai contro una legge appena emanata dal governo di Panama, per cui c'erano posti di blocco con lancio di fumogeni e la polizia ha dovuto scortare i nostri autobus tutti i giorni. I viaggi locali organizzati costavano un occhio della testa. In hotel il concierge ci ha sconsigliato vivamente di usare il trasporto pubblico e poi abbiamo capito perché. Però qualcosa abbiamo visto, a parte l'hotel c'aveva la piscina sul tetto, ma pioveva ovviamente. Poi un bel documentario in IMAX sul canale di Panama. Il canale di Panama in azione, qualcosa al volo del centro storico, ma veramente al volo. L'unica gitarella a piedi che potevamo fare era al parco naturalistico metropolitano, che è un pezzetto di foresta pluviale immerso nella città, era raggiungibile a piedi. E ora rispondiamo alla domanda che tutti si stanno facendo. Perché la squadra dei grossetani si chiama gli sbucciafili? Nome? Stefano. Thomas. Alessandro. Quale scuola? Liti. Ma non Liti, non per bene. Liti. Quale scuola? Non esiste quale Liti. Scuola che vuol dire? Polo tecnologico Manetti Forciati. Squadra? Gli sbucciafili. Perché sbucciafili? Perché... No, prof. Perché ci chiamano così a scuola per prenderci in giro. Perché facciamo elettronica e quindi sbucciamo effettivamente i fili. Avete sbucciato dei fili in questa gara? No. Cosa ti è piaciuto di più di questa gara? L'ambiente in cui mi sono trovato. Le emozioni di quando ho firmato l'ultimo foglio dell'ultima gara. L'ambiente in gara con le altre squadre. La cosa ti è piaciuta di meno di questa gara? Il cibo. Una parola a chi ci vuole bene. Grazie. Tanto, tanto, tanto amore. Grazie, molte grazie. E a chi ci vuole male? Nessuna parola per chi mi vuole male. No comment. Non merita Bravo. Parole. Progetti per il futuro? Ingegneria? È una domanda? Sì, me lo chiedo anch'io, non lo so. Application al MIT. Lavoro. Sì, arriviamo in una posizione ben precisa perché abbiamo fatto una scommessa. Nome? Daniele. Nome d'arte? Professor Mattoncini. Cosa ti porti dietro a questa esperienza? Un'energia positiva incredibile. Sono stati bravi i suoi studenti? Molto bravi, bravi davvero. La cosa che le è piaciuta di meno? Le manifestazioni che non ci faranno fare i turisti domani. Una parola a chi le vuole bene. Restate giovani, giocate a modino, grazie, ciao. Ma sono andato al supermercato e io non ho potuto resistere. Ho comprato questo coso che mi sembrava una cosa molto esotica, in realtà guacate e una boccata. L'assaggio perché ho quanti ricordi di mangiarlo nei posti dove probabilmente resto.